Derox, perché una famiglia ben riposata è una famiglia felice. Bitonto in serie C dopo 100 anni di storia. È arrivata l'ufficialità che porta sia l'USD Bitonto Calcio in serie C che il futsal in B. Dopo l'incendio, il rischio ambientale. In seguito alle fiamme divampate all'interno di un'azienda di rifiuti nel territorio di Palo del Colle, il sindaco ha vietato la vendita e il consumo di ortaggi coltivati nelle terre vicine. Torna Notte di Musica e riparte anche l'economia sia degli artisti che delle attività enogastronomiche dopo il lockdown. Ultimo giorno di scuola in villa, una festa in sicurezza che ha permesso a molti studenti e docenti di salutarsi dopo 100 giorni di didattica a distanza. Buonasera e bentrovati con l'appuntamento settimanale dedicato all'informazione di Radio Doppio Zero. Lo abbiamo sentito dai titoli. Il Consiglio federale ha sancito la promozione del Bitonto in Serie C per la prima volta nella sua storia. Tutta la gioia di una città nel pallone. Lunedì 8 giugno 2020, ore 14:50. Sono queste la data e l'ora esatta che hanno segnato per sempre la storia calcistica della città di Bitonto. Il Consiglio federale che si è riunito lunedì scorso, infatti, ha sancito la storica promozione del Bitonto in Serie C, un traguardo atteso 99 anni all'ombra dell'Ulivo e che proietta così la nostra città per la prima volta nei professionisti, ad un passo dal centenario. Nel corso dell'incontro, il Consiglio federale non ha fatto altro che ratificare quelle che sono state le indicazioni sui verdetti proposte al Consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti lo scorso 22 maggio, ovvero, per quanto concerne la Serie D, congelamento e cristallizzazione delle classifiche, con promozione delle prime classificate di ciascun girone nella categoria superiore e retrocessione in eccellenza delle ultime quattro in graduatoria. Dunque, il Bitonto, capolista del girone H, con un punto di vantaggio sul Foggia, viene promosso in Serie C. Un risultato incredibile per la società del presidente Francesco Rossiello. Un successo non maturato dalla conclusione effettiva del campionato, conclusosi anzitempo causa emergenza Covid-19, ma ugualmente meritato per quanto dimostrato in questa stagione, col Bitonto ben saldo al primo posto da ottobre e che forse, per quanto espresso e per la continuità dimostrata, avrebbe persino meritato un margine di vantaggio superiore sulle inseguitrici. I numeri parlano chiaro, infatti. Miglior attacco e miglior difesa, striscia di 19 risultati utili consecutivi, capocannoniere del torneo con le 20 reti di bomber Chicco Paterno, record di imbattibilità della propria porta di 882 minuti. Una promozione storica in Serie C, dunque, tra i professionisti, che però al momento non potrà essere celebrata con una festa collettiva assieme a tutta la città. L'idea, infatti, era quella di festeggiare nel pomeriggio di domani, domenica 14 giugno, con il giro della squadra per gran parte delle strade principali di Bitonto, tra centro e periferia, a bordo di un autobus scoperto, evitando così forme di contatto, assembramenti e commistioni con i tifosi. Lo stop è arrivato dalla questura di Bari, commissariato di pubblica sicurezza di Bitonto, per via delle norme in vigore in materia di divieto di eventi e assembramenti all'aperto per l'emergenza Covid-19. Un vero peccato. Ma la società, in una nota ufficiale, oltre ad invitare i tifosi a rispettare le indicazioni societarie, si dice pronta a provare ad organizzare una celebrazione in tempi migliori. Una settimana partita con una grande, grandissima gioia come quella della ratifica della promozione in Serie C, ma che purtroppo è proseguita con le preoccupazioni societarie per la questione stadio. Una situazione che mette dubbi sulla programmazione futura del club nero-verde. Ma il dialogo ripartito tra Bitonto e amministrazione comunale potrà servire a salvare un patrimonio inestimabile come il mondo del professionismo che può portare solo giovamento all'intero territorio. Avanti Bitonto, non mollare!
per Città degli Ulivi tiene col fiato sospeso però società e tifosi neroverdi. Minacce di morte all'assessore Domenico Nacci. La Fer Città degli Ulivi tiene col fiato sospeso i tifosi neroverdi e forse non si doveva arrivare a tanto. I difetti di comunicazione, le cifre oscillanti fra 130.000 euro e il milione, i malintesi vari e le fughe in avanti che hanno caratterizzato gli interlocutori coinvolti, l'USD Bitonto Calcio e soprattutto l'amministrazione comunale, sono culminati persino in un faccia a faccia televisivo fra il vicepresidente Orlino e il sindaco Michele Abbaticchio, che ha inasprito ulteriormente i rapporti. Trascesi a livelli incresciosi, poi, con le minacce di morte all'assessore Domenico Nacci e famiglia da parte di uno pseudo sostenitore neroverde. Finalmente, però, mercoledì, dovrebbe esserci la tanto agognata schiarita. Un incontro fra il primo cittadino e il presidente Francesco Rossiello, che nel frattempo, provocatoriamente, ha paventato l'ipotesi di lasciare il titolo con fatica e con merito vinto sul campo. Sarà l'occasione propizia per presentare al fine il progetto di adeguamento della struttura, atteso il fatto che con tutta probabilità il termine ultimo di scadenza fissato dalla Lega Pro per il 15 giugno slitterà a causa Covid-19. In concreto, oltre alla verifica dell'impianto di illuminazione e all'allargamento del rettangolo di gioco, ci sarebbero da realizzare il vano per il controllo antidoping, la sala per i delegati della Lega, la tribuna stampa da 30 posti e la mixed zone, due serpentoni rimovibili, i tornelli e la zona prefiltraggio, i pannelli di separazione fra le diverse tifoserie, i seggiolini per le gradinate, la panchina per il quarto uomo. Un bel da farsi senza dubbio. Orsù, mani alle cazzuole e buon lavoro a tutti. E c'è da fare in fretta perché ormai di tempo non ce n'è più, o quasi. La notizia tanto attesa della promozione è finalmente arrivata anche per il Futsal Bitonto. Parlare di Serie B non è più solo un'utopia, ma una meravigliosa realtà. Adesso sì, è tutto ufficiale, tutto bellissimo. Quella che era poco più di una bozza o un'utopica idea, ora è magnificamente olio su tela. Tela da conservare o appendere in salotto. Tela da contemplare. Tela da sedersi comodi su un tappeto e restare a guardarla, pensando e ripensando a quanto incredibile sia stato il percorso che abbia portato alla realizzazione di quel sogno. Dopo giorni di trepidante attesa, infatti, è giunta lo scorso lunedì 8 giugno la conferma da parte del Consiglio federale della promozione diretta al prossimo campionato di Serie B da parte del Futsal Bitonto 2019. Una società, quella neroverde, che dopo la vittoria dello scorso campionato di C1 concede dunque il bis, dimostrandosi ancora una volta società solida, vincente e non poi così tanto piccola in uno sport ingiustamente considerato minore. Certo è che di questa stagione, calcio o meno, ci si ricorderà tutto. Ci si ricorderà di una stagione che per i bitontini, i propri indizi sui suoi risvolti thriller, le aveva già dati in abbondanza la prima giornata a Brindisi, quando sotto di 4 reti a 0 i neroverdi furono in grado di ribaltare il risultato, vincendo poi per 5-4. Ci si ricorderà di un campionato intero passato in vetta alla classifica o ad un sospiro dalla capolista. Ci si ricorderà della tenacia, della caparbietà e della forza fisica e mentale avuta durante tutta la stagione per non gettare mai la spugna. Più di tutto, però, ci si ricorderà del modo in cui il Futsal Bitonto 2019 è riuscito a conquistare sul campo una vittoria che la consegna per sempre nella storia. Ci si ricorderà del gol all'ultimo respiro, che se non rappresenta una di quelle favole sportive che ciascuno di noi se ne deve vivere almeno una volta nella vita, poco ci manca. Ci si ricorderà degli abbracci, delle esultanze, della commozione e di quella sensazione che quelle reti, all'apparenza solo dovere e nulla più, avrebbero invece condotto i neroverdi verso qualcosa di memorabile, quel qualcosa che oggi, a distanza quasi di una settimana, oltre ad avere due colori e diversi modi di averla festeggiata, ha finalmente anche un nome e si chiama Serie B. E passiamo ora alla cronaca. Un grosso incendio ha interessato domenica scorsa un impianto di smaltimento rifiuti alle porte della nostra città. Il timore è ora che la diossina sprigionata dal rogo possa aver inquinato l'aria e le coltivazioni bitontine. In attesa dei risultati, vietate la vendita e la consumazione dei prodotti della nostra terra. Stop anche alla raccolta differenziata.
Una nube di fumo nero ha oscurato domenica scorsa il cielo bitontino. Poco dopo le 14, infatti, un incendio di grandi dimensioni ha interessato l'impianto di smaltimento rifiuti EcoGroup Planet, situato tra Palo del Colle e la nostra città. Un disastro per l'azienda, ma anche per l'ambiente. Le fiamme, spente solo dopo molte ore dai vigili del fuoco, hanno avvolto infatti plastica, metalli e olio esausto. Il rischio è dunque che la diossina, sprigionata dal rogo, possa aver inquinato l'aria e le coltivazioni di Bitonto e delle città limitrofe. La direzione del fumo sembrerebbe scongiurare il pericolo di interessamento del nostro centro abitato, ma l'ARPA è corsa subito ai ripari. L'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale ha infatti installato due campionatori d'aria sul tetto della stazione dei carabinieri di Bitonto e in direzione nord verso l'aeroporto di Bari Palese. L'analisi speditiva inoltre sarà effettuata sui terreni presenti nell'area interessata, che saranno campionati. In attesa dei risultati, che si potranno conoscere solo fra una settimana, il sindaco Michele Baticchio e il commissario prefettizio di Palo del Colle, Rossana Riflesso, hanno firmato un'ordinanza per vietare di vendere o consumare prodotti agroalimentari coltivati. I terreni bitontini interessati sono quelli dell'area delimitata a nord dalla SP91 Bitonto Santo Spirito, a est dal confine con i comuni di Bari e Modugno, a sud dal comune di Palo del Colle e ad ovest dall'anello stradale della Poligonale. Sino a data da destinarsi, nella nostra città sono anche sospesi il conferimento e la raccolta di plastica, carta e vetro. Spero che oggi la regione ci dia le alternative per quanto riguarda gli impianti. Ager sta lavorando alacremente da questo punto di vista. Noi i dati li abbiamo trasmessi un'ora dopo, i dati, diciamo, dei depositi necessari per questo. Quindi ad ore aspetto, diciamo, un'indicazione per poter riprendere il servizio normalmente. Dal nostro primo cittadino anche la speranza che sia fatta giustizia. Aspetto il responso della magistratura che starà sicuramente lavorando sulle modalità in base alle quali si è avvenuto questo incendio. Ci sono anche dipendenti di Bitonto, 330 lavoratori di Ferramenta Pugliese, che hanno trovato i cancelli dell'azienda chiusi, senza nessun avviso da parte della proprietà e senza speranze per il loro futuro lavorativo. Si è aperta così una vertenza al fine di interessare anche la politica sulla vicenda. Lo scorso 8 giugno alcuni lavoratori bitontini dipendenti dell'azienda Ferramenta Pugliese sita a Terlizzi hanno incontrato il sindaco di Bitonto Michele Abaticco per presentare la propria vertenza. L'11 maggio scorso, infatti, i 30 dipendenti, per la maggior parte di Terlizzi, ma anche di Bitonto, Grumo e Giovinazzo, si sono presentati dinanzi ai cancelli dell'impianto terlizziese che compatta materiale ferroso derivante dagli scarti di automobili e hanno trovato chiuso, senza ricevere alcun avviso dalla propria e rimanendo senza risposte sul loro futuro lavorativo. Sono mesi che noi cerchiamo di contattare la proprietà per capire l'evolversi della situazione aziendale e industriale e se hanno ancora intenzione di rilanciare la loro impresa, ma da parte aziendale nessun riscontro. Dopo i primi due incontri avvenuti tra lavoratori e parti sociali, prima al Consiglio Comunale di Terlizzi, poi con un sit-in davanti all'azienda, si attendono riscontri oggettivi sulla questione. La questione, la vertenza dei lavoratori di Ferramenta Pugliese non deve rimanere ferma davanti ai cancelli, ma deve diventare una questione di comunità, riguarda tutte e tutti. E quindi noi, in qualità di amministratori, non possiamo limitarci a dichiarare solidarietà. È facile, voglio dire, non ci vuole nulla a dichiarare solidarietà nei confronti dei lavoratori, della loro situazione. Bisogna stare con i lavoratori, capire le situazioni, approfondirle e cercare insieme a loro, insieme ai sindacati, delle soluzioni. I lavoratori, infatti, già nel dicembre 2019 erano stati messi in cassa integrazione per la crisi di settore, misura che si è poi prolungata da marzo per la pandemia, quando l'azienda ha chiuso i cancelli senza mai più aprirli. Niente, noi al momento stiamo cercando di capire se possiamo inserirci in eventuali ammortizzatori sociali straordinari. Se questo non fosse possibile, attiveremo e metteremo in campo tutto quello che, diciamo, il nostro possesso per far sì che questi lavoratori abbiano di nuovo il diritto al lavoro.
Proprio per garantire un effettivo aiuto per i lavoratori, anche il consigliere comunale di Bitonto, Francesco Brandi, si è fatto promotore per agevolare un interessamento da parte della regione sulla vertenza. Però noi saremo attenti, perché laddove dovessero invece perdere anche questi ammortizzatori e questi aiuti, subentriamo naturalmente facendo quello che per regolamento e secondo tutte le norme è possibile fare. Naturalmente l'accompagnamento è anche di carattere, come dire, politico, nel senso veramente migliore dei termini, cioè nel senso cerchiamo di accompagnare queste persone, di non lasciarle sole, consigliarle e trovare insieme una soluzione. E all'attenzione dell'amministrazione è stata posta anche la questione della viabilità bitontina. I vari cantieri aperti e le strade bloccate hanno creato in questi giorni diversi rallentamenti e disagi per chi usa l'automobile per spostarsi. La presenza di lavori stradali, per quanto necessari, crea sempre disagi alla circolazione delle automobili, specialmente se ad essere interessate dagli interventi sono strade normalmente trafficatissime, vie centrali della città o strade che servono per entrare e uscire dal centro cittadino. È quello che sta accadendo in questi giorni a Bitonto, con i contemporanei lavori per l'installazione della fibra di Open Fiber e quelli di riparazione di Via Galilei, dove giorni fa un cedimento stradale ha provocato una vistosa voragine che, a detta del sindaco, avrà bisogno di ancora qualche giorno per essere riparata. Ingorghi, rallentamenti, code o traffico deviato verso strade secondarie. Una situazione che rende consigliabile l'uso della macchina solo se realmente necessario. Un appello fatto proprio anche dal sindaco Abbaticchio, che invita a rinunciare all'auto nel centro cittadino se non nei casi strettamente urgenti, per evitare l'aggravarsi della situazione. Buoni i dati registrati negli ultimi bollettini epidemiologici. In merito ai contagi del coronavirus, lunedì è partita ufficialmente la sperimentazione dell'app Immuni in Puglia e con essa anche un sondaggio da parte di Radio Doppio Zero e da Bitonto. Sentiamo i risultati. È partita ufficialmente dallo scorso 8 giugno la sperimentazione dell'app Immuni in Puglia, Marche, Abruzzo e Liguria. L'app è stata creata da Bending Spoons, software house milanese. È nata in collaborazione tra il governo, il Ministero della Salute ed altri enti pubblici. Dalla prossima settimana sarà poi disponibile su scala nazionale. Date le basse aspettative sulla sua reale utilità, la difficoltà nel quantificare in ogni regione il numero preciso dei download effettuati, la proficuità dello scambiarsi giuste informazioni a riguardo, Radio Doppio Zero e il Bitonto hanno lanciato in concomitanza un sondaggio. È partito il 1 giugno, quando in realtà negli store di Google e Apple era già presente l'app Immuni ed è stato diffuso tramite le pagine Facebook della radio e del Bitonto, Messenger, WhatsApp, Instagram, LinkedIn, Twitter. Buoni i riscontri, hanno risposto 170 intervistati, 114 della provincia di Bari, 26 da un'altra regione, 19 dalla provincia di Bat, 4 dalla provincia di Foggia, 3 dalla provincia di Brindisi, 2 dalla provincia di Taranto e altri 2 da quella di Lecce. Vario è il target d'età del campione in analisi. Ma quanti di loro hanno scaricato l'app Immuni? 88 intervistati hanno risposto non ancora, 55 sì, 27 non ho intenzione di scaricarla. Secondo il virologo Enrico Bucci, come affermato in un'intervista per Repubblica, il limite da raggiungere per rendere efficiente l'app Immuni nella sua lotta contro il coronavirus nel totale rispetto della privacy è il 70%. Contando che secondo i dati del Ministero della Salute circa 2 milioni di italiani hanno scaricato l'app, quindi un 4% su scala nazionale, e che per il professor Bucci circa il 66% possiede uno smartphone, le aspettative di riuscita degli intenti non sono molto buone. Ma perché non scaricare l'app Immuni? Tra le motivazioni più frequenti rilevate dal sondaggio in analisi vi è quella legata alla privacy. C'è chi ha chiesto chiarimenti a riguardo, altri hanno risposto che è inutile scaricarla se non lo fanno tutti e che sarebbe stato meglio renderla obbligatoria. Altri ancora credono sia solo uno spreco di soldi o che la scaricherebbero solo per curiosità, per poi eliminarla. Chi ha scaricato invece l'app ne ha dato una valutazione mediamente buona, consigliando di consultare il sito immuni.italia.it per ricevere chiarimenti e facendo appello al senso di comunità e corresponsabilità degli italiani per la lotta contro il Covid-19.
Alcuni di loro hanno voluto segnalare le criticità riscontrate e tra queste il suo probabile contributo a provocare panico tra la gente. Altri hanno mostrato difficoltà a comprendere il suo funzionamento, segnalato la non compatibilità dell'app con tutti i dispositivi elettronici, che è un limite sostanzioso. Tra le criticità tecniche vi sono anche il consumo rapido della batteria per via del Bluetooth e del GPS da tenere sempre accesi, il timore della non tutela della privacy. Altri ancora hanno affermato che per aumentare l'utilità dell'app bisognerebbe aumentare il numero dei tamponi. Intanto la sperimentazione dell'app, che potrebbe essere migliorata come già successo, continua. Dopo un lungo periodo di lockdown, l'economia degli artisti di alcune attività enogastronomiche ha l'occasione di partire con la nuova edizione di Notte di Musica presso Piazza Cavour, Largo Teatro e Piazza Cattedrale. Francesca Di Coste e Roberto Lisi sulla terrazza del Torrione in Piazza Cavour, il Time to Quartet dinanzi al Teatro Traetta, il jazz trio guidato dal pianoforte del maestro Alberto Iovene in Piazza Cattedrale. Sono le tre piazze che hanno ripreso a vivere con Notte di Musica, la manifestazione che, partita nel 2012, ha rilanciato l'attività socio-culturale cittadina nel post-lockdown. Ieri sera c'è stata l'anteprima della manifestazione in collaborazione con il Traetta Opera Festival. È un modo per riprendere un po' la vita socioculturale, per rianimare le tre piazze principali del centro antico, cioè Piazza Cattedrale, Piazza Cavour, Largo Teatro, supportare indirettamente anche il ritorno alla normalità per gli operatori dei pubblici esercizi, quindi per i ristoranti, per i pub che hanno investito e hanno sofferto parecchio la crisi economica durante la quarantena e anche adesso con le misure, no, di distanziamento, ma anche una misura per andare incontro a una categoria che è stata almeno all'inizio dimenticata, ma so che già la Regione sta intervenendo, anche lo Stato sta per fare delle misure, cioè gli artisti, i musicisti, coloro che effettivamente hanno perso un'entrata nel 2020. L'evento continuerà a svolgersi per due giorni a settimana per tutta l'estate. Gli artisti percepiranno un cachet tra i 70 e i 150 euro lordi a persona per un massimo di 5 componenti a formazione artistica. A loro disposizione ci sarà il pagamento della SIAE e il service audio luci fornito dal Comune. E c'è un bando ancora attivo, quindi ne approfitto per invitare musicisti, artisti, cantanti a partecipare. Lo abbiamo anche prorogato fino al 19 giugno. Lo trovate sull'albo pretorio del Comune alla sezione avvisi comunali. Grazie al calo dei contagi, l'iniziativa del Comune di Bitonto volta a donare un ultimo giorno di scuola speciale è andata in porto. Dopo 100 giorni di didattica a distanza, 450 bambini di tutte le scuole elementari del territorio incontrano le loro maestre per una festa in sicurezza. Giunge alla conclusione in una maniera particolare l'anno scolastico 2019-2020. Dopo l'ultima lezione a distanza, insegnanti e dirigenti scolastici incontrano i loro alunni nel rispetto delle norme del distanziamento sociale nella villa comunale per vivere il tradizionale ultimo giorno di scuola. Abbiamo pensato con l'amministrazione, come amministrazione comunale, di condividere questo momento con tutte le istituzioni scolastiche, proprio per dare la possibilità a tutti gli alunni di festeggiare e quindi condividere questo momento per il saluto di fine anno, visto che comunque sono stati mesi difficili per tutti e anche le istituzioni scolastiche soprattutto hanno risentito di questo momento. Come amministrazione comunale, come giusto che sia, abbiamo invitato tutte le istituzioni scolastiche, comprese le frazioni. Hanno aderito quasi tutte le scuole, ad eccezione delle frazioni. Com'è stato quest'ultimo giorno di scuola? Lo definirei un'emozione stupenda, perché effettivamente non contavo più di poterli rivedere in presenza e questa iniziativa del Comune quindi ci ha dato la possibilità di incontrarli e di poterli abbracciare con gli occhi per salutarci e per darci un arrivederci a settembre. Che emozioni hanno provato i bambini in questa giornata?
Ma penso che si siano emozionati, anche perché diciamo è passato tanto tempo dall'ultima volta che ci siamo visti, però la sensazione penso comune è stata anche quella di risentire lo stesso calore, la stessa sensazione di quando ci siamo visti per l'ultima volta, di quando ci siamo lasciati, benché sia passato tanto tempo, alla fine è come se non fosse mai successo, perché ci siamo ritrovati con serenità. Però io ripeto, penso che sia stata un'ottima opportunità da parte del comune, perché comunque i bambini ne avevano bisogno, ci chiedevano questo tipo di contatto, è proprio un contatto visivo più o meno, e avevano proprio bisogno di sentire la voce e il calore della maestra, pur mantenendo queste nuove diciamo regole relative al distanziamento, che impareremo diciamo piano piano a rispettare, insomma, anche quando sarà settembre a scuola. Che emozioni hanno provato i vostri bambini nel rivedere le maestre e i loro compagni? Beh, soprattutto gli amici, tanto. Tanta gioia. Non vedevano l'ora, sì, di ritornare. A me erano 3:30, mamma andiamo, sì, tante emozioni. Insomma, si sono imparati ancora cose nuove, piccoli piccoli, hanno avuto nuove esperienze. E questa era la nostra ultima notizia. Vi auguriamo una buona serata e una buona domenica. Perché una famiglia ben riposata è una famiglia felice.